Ciao popolo blucerchiato, qui è Gilles di Corner Sampdoriano, benvenuti. Allora ragazzi, facciamo il punto della situazione sulla squadra, mercato che viene, mercato che va, chi viene e chi va. Allora, veniamo noi, i giocatori che abbiamo in rosa sono quelli dell'anno scorso, non ci sono stati grandi stravolgimenti, qualcuno è rientrato, qualcuno partirà. Partiamo con ordine, dalla porta, Audero rimane quasi sicuramente, l'unica squadra interessata concretamente al portiere era la Juventus, che già era proprietario del cartellino, però avendo preso Perin come secondo chiude tutto, tenendo Pinsoglio come terzo e come sempre Szczęsny come primo. Quindi Audero, a meno che non ci siano clamorose offerte di un certo livello, Audero rimane il primo portiere della Samp. Dunque probabilmente Falcone andrà in prestito in B o rimarrà come secondo, ma difficile, vedremo ragazzi. Portieri, poche novità. Difensori, ecco qua è importante. Colley probabilmente verrà ceduto per fare un po' di cassa, per fare su dei soldi da reinvestire sul mercato. Discorso simile per Berezinski, perché Berezinski piace parecchio al Bologna ed è seguito da diverse squadre di Serie A. Potrebbe essere ceduto qualora non venisse ceduto De Paoli, che invece ha già un'offerta interessante da un'altra squadra italiana, che è la Salernitana. Scusatemi. Però, logicamente, se va uno dei due, l'idea è di comprare Conti. In uscita dal Milan, in prestito al Parma nell'ultima stagione, a me piacerebbe, sono sincero, è un giocatore che conosce bene la Serie A, un giocatore italiano, da poter rilanciare, che ha voglia di rilanciarsi. E, sì, io ci proverei, mi piace. Speriamo. Sulla fascia di sinistra invece è difficile qualche cambiamento. Augello molto probabilmente rimarrà titolare, anche perché è un ottimo giocatore, quale personalmente non rinuncerei. Muro come riserva è da vedere se a lui sta bene giocare come riserva. E per il resto in difesa c'è poco altro da dire. Murillo ha un po' di mercato in Spagna, speriamo di venderlo, oltre al fatto perché comunque abbiamo strapagato un giocatore che alla fine a noi ha deluso, ha anche un ingaggio parecchio elevato, quindi pesa parecchio questa cosa, vedremo. La cosa più importante è comunque tenere conto che gli uscire e Tonelli dovrebbero rimanere, a meno che non ci sia un clamoroso offerto, anche perché cominciano ad avere una certa età ed è anche difficile che qualche squadra lo voglia a tutti i costi. Però sinceramente a me sta bene tenerli, perché sono giocatori d'esperienza, hanno già fatto anche gol, quest'anno Tonelli nel derby ha pareggiata, poi comunque buoni giocatori, me li terrei volentieri. Centrocampo c'è un po' di confusione perché non si sa ancora bene, stiamo viaggiando un po' nel limbo, sappiamo benissimo che prima di comprare dobbiamo vendere, però il problema è che si sta viaggiando un po' sul chi va là, anche le squadre interessate ai nostri giocatori non hanno ancora fatto offerte serie, concrete, dirette che interessino la società, dunque si sta ancora aspettando per muoversi. Il punto è questo, Torsby è un gran giocatore, comunque non un fenomeno coi piedi, ma un giocatore di carattere, di testa, che ha voglia e tanta grinta. Ragazzi, ha vinto un sacco di duelli aerei quest'anno in campionato, il secondo migliore in tutta la Serie A, e noi lo stiamo per dare via a 6-8 milioni, no ragazzi, no. Il Watford è principalmente interessato, ma c'è anche il Napoli, ma nessuna di queste due squadre offre più di 6 milioni. A me la cosa sembra abbastanza ridicola. Perché Torsby, ok, ripeto, non è un fenomeno coi piedi, ma intanto di testa ci sa fare, oltre ai duelli vinti negli scontri o comunque centrocampo, anche sui calci d'angolo, quest'anno se non sbaglio ha fatto 2-3 gol, quindi non lo escludo, sì, uno col Bologna, l'altro beh, col Napoli annullato in maniera ridicola, e poi forse basta, però comunque un giocatore che ha tanta grinta, tanta voglia di recuperare palloni, aiutare la squadra, di farla salire, un giocatore così serve parecchio, quindi a me dispiacerebbe privarmene, soprattutto per una cifra così ridicola, cioè mi offrono 15 milioni, dico cavolo, va bene, lo posso sostituire con qualcuno a suo livello, di opportunità ce ne sarebbero una valanga, però 6-8 milioni, insomma, col calciomercato e i valori di adesso è un po' complicata la cosa, quindi vedremo. Janto probabilmente verrà venduto anche lui come Colley per fare un po' di cassa, per su qualche soldino, ha parecchio mercato in Bundesliga e in Premier, ma soprattutto in Bundesliga, perché si sa, solitamente i giocatori slovacchi, cechi, non nel senso che non vedo, ma che vengono dalla Repubblica Ceca, hanno molto mercato in Bundesliga, polacchi, proprio perché al di là della facilità
della comprensione anche della lingua e della comunicazione, che fa tantissimo. Però è proprio una cosa, se ci fate caso, tantissimi giocatori di quelle etnie vanno a giocare in Germania. C'è quasi una tradizione, e poi alla fine porta bene anche i giocatori delle nazionali, perché voglio dire, le nazionali migliorano anche grazie alle prestazioni di questi giocatori. Quindi, ragazzi, è da vedere. Mi dispiacerebbe, ma al giusto prezzo lo venderei l'acto, sinceramente. Damsgaard, si sa, è molto seguito. Io spero di tenere un altro anno, però mi rendo ben conto che la società abbia bisogno di soldi, quindi se è lui la vittima sacrificale, non dico che mi sta bene, però spero quantomeno che il rimpiazzo sia adeguato. C'è anche chi dice che giocherebbe a Skilsen al suo posto. Non mi dispiacerebbe, non è ai livelli di Damsgaard, però è un giovane sul quale si può investire. E poi, logicamente, però, i soldi che hai avuto dalla vendita di Damsgaard, non dico tutti, ma almeno una buona parte, mi piacerebbe vederli investiti, perché sennò mi girerebbero le palle. Anche perché la plusvalenza sarà abbastanza alta. Detto ciò, passiamo al reparto offensivo, ragazzi, perché anche questo è molto importante. Scusate, ho dimenticato Caprari. Caprari è anche lui un po' nel limbo, perché ad Aversa piace, però anche lui ha un po' di mercato e la società sta guardando dove può far su, dove può rabattare qualcosa. In avanti invece, beh, Quagliarella assolutamente intoccabile, rinnovato anche quest'anno. Gabbiadini uguale, non se ne parla di venderlo, giustissimo, non si vende Manolo, guai a vendere Manolo. Discorso molto diverso per tutti gli altri, perché abbiamo Torregrossa e Legumina, che Torregrossa purtroppo viene anche da un infortunio, è stato sfortunato, debuttato col gol vincente contro l'Udinese del 2-1, poi infortunio, poche partite, poche presenze e poco spazio per lui purtroppo. Spero che possa trovare il modo di rilanciarsi. Legumina si è guadagnato la stima dei tifosi in maniera molto più simpatica che sul campo a suon di gol. Quindi ragazzi, purtroppo se la società deve fare cassa dovrà vendere uno dei due. Quasi sicura la partenza di Bonazzoli. Sinceramente a questo punto spero in maniera definitiva, non in prestito come l'anno scorso col Torino, perché l'anno scorso valeva 10 milioni, adesso a malapena 4. Se dobbiamo venderlo, almeno vendiamolo in maniera sicura, non che poi tra un anno ci troviamo ancora nella situazione. Ma chissà se rimane, se va via, cosa fa, dove va, quindi vedremo. L'unica cosa interessante che si sta parlando in questi giorni di Patrick Cutrone come acquisto. Ci credo poco, sinceramente, nel senso che mi piacerebbe tantissimo, perché farebbe molto comodo un attaccante come lui. Però, l'ingaggio non è proprio alla nostra portata, dovrebbe ridurselo, quindi vedremo, ragazzi, io ci spero. Non ci credo, sinceramente. Beh, poi magari succede, Speriamo. Vedremo, ragazzi, ancora presto. Adesso la Samp si sta muovendo un po' poco, però vedo che anche tutte le altre stanno facendo poco, tranne il Milan. Infatti, secondo me, questa sarà una carta vincente per i rossoneri. Vedremo. Ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube, arriveremo con altri video. Dai che manca sempre di meno alla Serie A, che da quando abbiamo vinto gli europei ho ancora più voglia di guardare calcio, ragazzi. È proprio, è più forte di me, non vedo perché ritorni alla Serie A. Ciao, popolo blucerchiato!